Buongiorno a tutti. Allora, stamattina facciamo un riso integrale con la pentola a pressione. Chiamato in ufficio, chiamato la mamma, ho detto: mamma, oggi cucino io, ci metto niente, faccio il riso. E allora ho pensato, facciamo vedere ai nostri amici come si fa. È veramente, veramente molto semplice. Adesso giro la telecamera e vi faccio vedere gli ingredienti che ho preparato e lo strumento, la pentola a pressione. Allora, eccoci qua, intanto vi saluta Sheila. Fai un saluto, Sheila. Ciao, ciao. Allora, dunque, aspettate perché se carezzo il cane, poi non posso cucinare. Scilozza. Allora, dunque, pentola a pressione della nonna, eccola qua, o della mamma. Ce la stiamo discutendo se me l'ha regalata lei o l'ho ereditata. Comunque, come vedete, molto semplice, quelle un po' vecchiotte. Allora, pentola a pressione, riso integrale, quello un po' più umido, quello sale grosso, scusa, sale, perdonatemi, sale un po' grosso, umido, quello integrale. Riso integrale mi ha consigliato la mia amica Santina del Centro Botanico di Vincenzo Monti, mi ha consigliato il riso integrale biodinamico delle cascine orsine. Allora, intanto qua vedete il mio bicchierino, che è quello per le misure. Apro il riso, okay. Vado un po' piano e un po' traballino perché sto usando la mano sinistra, perché con la destra sto tenendo in mano la telecamera. Vediamo se riusciamo. Allora, facciamo la misura, sono 2 bicchieri, ok? Allora, 2 bicchieri, dunque abbiamo qua il nostro scolino, qui gli diamo una sciacquatina, quindi 1, poi 2, ok, perfetto. Sarà così facile, vi stupirete. 2, ok. Poi sciacquare il riso. Allora, sciacquiamo il riso, lo sciacquiamo per benino. Ok, riso sciacquato. Perfetto. Poi 2. Allora, per ogni bicchiere di riso nella pentola mettiamo uno e mezzo. Per ogni bicchiere di riso 1 e mezzo di acqua. Quindi abbiamo messo 2 di riso, 3 di acqua. 1. Allora, vedete, ci stavo anche mettendo di più perché passo dalla lavandina alla pentola. Poi 3, ok, 3 bicchieri di acqua, il riso, che adesso lo avvicino alla pentola così non faccio acqua dappertutto. Ok, eccoci qua nella nostra pentola, mettiamo il riso. Perfetto, eccolo qua. Abbiamo messo acqua, riso in pentola. Adesso mettiamo una manciata di sale. Adesso faccio una presa un po' importante. La vado a occhio, faccio così e poi una presina un po' più piccola. Tenete conto che questo sale è più sano, ma sala un po' meno. Adesso non esagerate, però sale. Ok, adesso abbiamo pronto, mettiamo il coperchio, ok, il coperchio, chiudiamo la nostra pentola, la mettiamo sul fuoco, ecco qua, ok, mettiamo la pentola sul fuoco. Eccoli,
pentola sul fuoco, valvola giù, poi ogni pentola ha il suo coperchio, come si dice, e in questo caso è ancora più vero, ogni pentola a pressione ha il suo coperchio. Quando inizia a fischiare, mettiamo il contaminuti, qua, il nostro fantastico contaminuti di famiglia, alla mia età questo contaminuti, è stato acquistato e usato per i cibi macrobiotici dei miei genitori, quindi è degli anni 70, vedete il colore tipico degli anni 70, ce n'ho due perché vado matta per questo tipo di, che c'è un bel drin drin. Ok, appena qui inizia a fischiare, abbasserò il fuoco e metterò 25 minuti, dopodiché il riso è pronto, lo lascio lì finché non sono pronta a mangiare e poi lo mangio. Bene, spero di esservi stata utile con questa preparazione di riso integrale e a presto, un abbraccione, aspetto come mio solito con un mega bacione, ciao a tutti, che mi cade la telecamera, ciao. Eccoci qua, vi disturbo pochissimo, sta fischiando, sentite? Bene, questa è la pentola che fischia. Adesso, come vedete, sentite che roba. Ok, abbassiamo un pochino la fiamma. Il fischio si riduce a un sibilo, quindi lo riconoscete perché diventa sibilo. Ok, lo sentite? Fiamma bassa e, come abbiamo detto, 25 minuti. Ok? Allora, 25 minuti, come siamo arrivati ai 25 minuti? Quando voi guardate la ricetta, adesso guardiamola insieme, se troviamo dove c'è scritto, di solito, cottura, ecco qua, dice, tolgo l'elastico così leggete anche voi. Allora, questo pacchettino dice cottura circa 60 minuti a fuoco lento, ok? La pentola a pressione dimezza il tempo di cottura, quindi 30 minuti. Io faccio 25 perché poi, come vedete, ho scelto 25 perché poi metto, lascio lì finché non la servo, quindi ha un altro po' di cottura di suo. Ok, ci vediamo dopo che vi faccio vedere com'è venuto il riso. Saluto, ciao, 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 a presto.